ma guardate quanto è più fluido il gioco negli interni. Sembra un altro cavolo di titolo. Signori, ben ritrovati. Siamo nella scuola maledetta di Dying Light. Proseguiamo la nostra campagna. Ed è sorprendente quanto il frame di questo titolo si sia alzato vertiginosamente in queste fasi. Allora, qui non mi ricordo se c'eravamo già stati perché ho ricaricato la partita. Questa stanza penso l'avessimo già vista. Oh, porca troia. Davvero? Ma scusa, no. Va bene, vedo che è stato patchato a dovere il gioco, ci sono effetti incredibili. Stendiamo un velo pietoso. Perché, signori? Perché? Perché il mondo dei videogiochi sta diventando così? Ok, la biblioteca l'avevamo vista. Andiamo avanti, facciamo finta di niente. Sì, qua ci eravamo già arrivati. Ma perché non posso trovare un bel fucile a pompa? No, lo smile. Porca troia, lo scoppione, via! No, 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 no! Testa di merda! Ma vaffanculo, ma da questa distanza! Figa, scoppione maledetto! Schifoso! Guarda, non mi sei piaciuto per nulla, stronzo. Ma qua è chiuso? Perché non mi fa andare? Ah no, è aperto. È aperto perché ho le chiavi. Che crescendo di musica. Allora, aspetta che ci prendiamo. Sta qua per gli incontri ravvicinati. Ma sei un pezzo di merda! Ma sei un pezzo di merda! Ma da dove arrivano? Perché gli ha tirati quella merda di scoppione? Qua c'è una perdita d'acqua, quindi con l'arma elettrica in teoria dovremmo essere più performanti. Guarda il frame. Oh. Devo farlo o faccio una cazzata? Cosa fa quello lì? Ragazzi, qua c'è un buio. Oddio, oddio, no, basta, figa! Scoppione del cazzo! Dove cacchio è andato? No, dai, adesso si è nascosto quel coglione. È esploso? No. Madonna santa. Perché hai spento la torcia? Ah, Jade. Oh, Madonna santa. Ti spiace darmi una mano? Eccomi. Cazzo, Crane, sei proprio cattivo. Potevi entrare, strillare. Siamo qui, venite a prenderci allora. E a volte non c'è niente di male a prendere le cose di petto. Ma cosa, esplosivo? Cazzo. C4. Quello è Esatto. esplosivo al plastico, vero? Ascolta, prendi qua e torna alla torre. Penso io a questi stronzi. Come penso io? Cosa Non c'è dire adesso? cazzate, combatteremo insieme. Col rischio di perdere così tanto materiale. No, vai, tranquilla, ci vediamo alla torre.
Io guardo sempre il culo ogni tanto. Prometti. Oddio, che paura! Che paura. Ah, certo, te lo prometto. Sul serio, ora vai. Ah, cazzo. L'esplosivo. Non vogliamo problemi, ok? Raim vuole fare... Ma cos'è, gas? Che cos'è, Paolo? Approntami la ruota! Sto! Sì, però devi morire! Sì, vabbè, non crepa. Vai. Merda, adesso mi ha fatto promettere. Io volevo andare. Ma va a cagare! Andate via. Fatemi uscire, bastardi! Mi curo. Boh, tu sei out. Ok. Molto bene. No, vi dicevo che io avrei voluto seguire il piano di Raim, perché andare a far saltare tutto non mi sembra una brutta idea. Però ho già capito che se poi viene anche lui ci lascia la pelle, vedrai. Vedrai che va a finire così. Ciao. Ma che roba c'è in giro in sta città maledetta? Segna il pacco. No, torna alla torre, ok. Merda, merda, la notte. Crane. La notte brutta. Mi avevi detto che se non avessimo trovato l'Antizin, avresti voluto parlarmi. Sì, un attimo. Sì, Jade. Non ci pensare, non è più importante. D'accordo. Ascoltami. Darò gli esplosivi a Said e tu parlerai con Raim. Assicurati che stia lontano da quel nido. Merda. Lo farò, Jade. Sì. No, no, ma non... Grazie. No! Oddio, mi sono attaccato non so come. Non mi sono equipaggiato la roba notturna. Fammi entrare. Fammi entrare. Ah. Cazzo. Signori, siamo già qua la notte. Ma che cretini. Notte trascorsa in un attimo, non ho nemmeno dovuto andare a... Non sono nemmeno dovuto... Ma! Io ti odio! Lasciami... Oh, però se ti dico di attivarla, devi attivare. Ah, vi dicevo, non sono neanche andato a dormire perché... ho equipaggiato i razzi, ho dato un'occhiata all'inventario, è arrivato giorno. Quindi. Chissà che cos'era poi quel bagaglio là tutto... tutto verdacchio. Chi è qua che lampeggia? Sei Kyle Crane, vero? Amanna parlava di te. Tranquillo, non ti chiamerò 31. Qui siamo tutti persone. Beh, non vabbè, quindi... Sei. Sì, sono Crane. E tu chi sei? Alok. Ehi, e così conosci Spike adesso, vero? È un po' il nostro scienziato pazzo. Sì, conosco Spike. Spike ti dirà un sacco di cose, ma ci sono anche cose che non ti dirà. Tipo il suo vero nome, Rudolph, o che tra poco sarà il suo compleanno. Fa 50 anni, non sembra così vecchio, no? Stai dicendo che dovrei fargli un regalo. Per l'amor del cielo, no. Odia i compleanni. È che prima dell'epidemia gli affittavo una stanza, quindi forse lo conosco meglio di chiunque altro ad Arran. Sai che insegnava all'Università della California del Sud? Aveva deciso di prendersi un... Ma non ce ne frega un cazzo noi, comunque. Sabbatico. C'era stato un incidente con una studentessa molto attraente. Aspetta, aspetta. Spike ha dato le dimissioni ed è venuto ad Arran perché aveva avuto una storia con una sua studentessa. Forse i suoi genitori credevano che fosse l'unico modo per farla promuovere. Gente senza molto cervello, secondo me. No, 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 nessuna storia, solo accuse. E non credo neanche sia stata un'idea della ragazza. Insomma, che cosa vuoi che faccia per Spike?
Se puoi, digli che mi manca, ok? La sua stanza è ancora libera. Ci penso io. Ma che cacchio? Ma io che anche sto qui a perdere tempo. Vediamo un po' di roba. Questo significa il nostro amico per almeno altri due giorni. Grazie. No, mille. Lo scudo non lo voglio. Ok. Oddio, perché tre? Ah, perché arrivano i drop. Beh, ma c'è bisogno di fare quel tremore qua, andare giù i palazzi, andare di sopra ancora. Ragazzi, cosa scegliamo? Fia, io c'ho paura che se facciamo poi quello che vuole lui, quella là si incazza con noi e te ci lasci la pelle. Green, secondo me Said mi ha detto che avete trovato degli esplosivi. Che bella notizia. Glieli ha dati Jade. Said era in una squadra di artificieri, è un esperto in materia. Sì, ci è andata bene. Avrei preferito trovare un po' di antigen. Il mio amico Omar si sta assicurando che Said metta dei timer come si deve su quella roba. Così faremo in tempo a scappare. Faremo? Hai capito male. Sì, sì, è vero, quel nido deve sparire e ora è possibile, ma ci penserò io. Bravo. Da solo. È quello che avrei detto io. È il mio piano. E lo eseguirò alla perfezione, te lo prometto. Ma... Oh, merda. È inutile discuterne, eh? D'accordo. Ti contatterò non appena Said avrà sistemato le cariche. Siamo d'accordo? Direi di sì. Ti ho chiesto se siamo d'accordo. Sì. D'accordo. Un'altra cosa, vedo continuamente una strana specie di infetti. Il dottor Zera è nel suo camion, vorrei parlargli. No, è in infermeria con la dottoressa Lena. Grazie, a dopo allora. Sì, ma non far cazzate, eh. Perché secondo me Raim è stato troppo condiscendente. Secondo me ci fa lo scherzetto che ci va da solo. Facciamo due chiacchiere col dottore. A proposito di quella roba là sfiammeggiante e poi posso? No. Poi ci salutiamo. Ciao. Eliminando il laboratorio dove preparavano l'antizin falso, hai salvato molte vite. Prima o poi qualcuno ne metterà in piedi un altro. Il vero pericolo sono le fiale vuote di antizin che si trovano un po' ovunque lì fuori. Chiunque può riempirle con schifezze di ogni genere. Allora distruggete le fiale vuote. Abbiamo raccolto tutte le fiale che c'erano nella torre e Brecken dà una ricompensa di $10 per ogni pezzo che voi runner trovate all'esterno. Soldi. Dottore. Kane, giusto? Come posso aiutarla? Crane, ricorda quando le ho parlato di quegli strani infetti che ho visto? Quello che mi ha guardato e poi è filato via. Beh, ne ho appena visto un altro e ha fatto la stessa cosa. Penso di aver sentito i suoi colleghi parlare di quelle creature. Li chiamano fulmini. Sembra che preferiscano alcune zone della città ad altre, ma appaiono solo di notte. E riuscirebbe a portarmi un campione di carne? Vede, stavo pensando che, è solo una teoria, se queste creature preferissero le zone dove ho lasciato le mie esche sperimentali, beh, meglio rimanere coi piedi per terra. Mi porti un campione. Fa sempre così. Mi raccomando, dovrà portarmelo in fretta. Ma dove le trovo di preciso? Quel tipo, il fornitore, pare che le tenga d'occhio. Quello di sotto. Vabbè, signori, qua gli altri vado a parlare io, però... No, il fornitore ci parliamo poi insieme, ma nel prossimo video. Io, come al solito, vi invito a condividere, lasciare mi piace se vi siete divertiti e a farvi sentire nei commenti. Ciao a tutti e alla prossima.